e probabilmente mi emozionerò perché l'ho letta più di una volta e tutte le volte mi si spacca la voce, dico proprio veramente perché Sì, Mario non capisce il dialetto trentino, eh. Ah, è vero, Mario, scusami, Mario, però ogni volta che leggo la tua lettera mi emoziono sempre, perciò vabbè, comincio da subito. Ah no, prima io, no. Prima io, prima Prima tu. di me. Mi stai legando. No, per Litigare. dire, intanto, che ringraziamo. Intanto, ciao Mario! Allora, ringraziamo tutti i presenti, in particolare la curatrice del libro che presentiamo, che è Francesca De Carolis. Allora, prima, come sempre, vorrei ricordare il nostro Stefano Fraporti, Cabana per gli amici, fermato dai carabinieri proprio in questa via, mentre in bicicletta andava a cena da amici, qui fuori quasi, ha fermato. Poche ore dopo è trovato impiccato nel carcere di Rovereto in circostanze mai chiarite. Allora, io leggerò due brani introduttivi tratti dal libro Urla a bassa voce che è là, sempre curato dalla nostra Francesca, che è un lavoro collettivo di ergastolani, tra cui Mario Trudu, che hanno scelto di non essere collaboratori di giustizia, cioè di non fare la spia. Libro sempre curato da Francesca. Nel primo brano, uno degli ergastolani, ostativi, Carmelo Musumeci, ci spiega cosa sia l'ergastolo ostativo. Lui dice: l'uomo è nato libero e imprigionare un uomo per sempre, qualsiasi cosa abbia fatto, è una sconfitta per tutta l'umanità. Per tutti ci dovrebbe essere una giustizia che dia al condannato la possibilità di riparare i danni del reato che ha commesso. Mentre il condannato alla pena dell'ergastolo ordinario non è più sottoposto a una pena fissa perpetua perché può beneficiare della concessione di permessi premio, dopo aver espiato almeno 10 anni di pena, i quali per effetto della liberazione anticipata possono ridursi a 8, oppure può essere ammesso al regime di semilibertà, dopo aver espiato almeno 20 anni di pena, che possono ridursi a 16, sempre per effetto della liberazione anticipata. Oppure può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 26 anni di pena, che diventano 21 col solito meccanismo. Invece, l'ergastolano ostativo, come il nostro Mario, non potrà mai uscire dal carcere se non collabora con la giustizia. Se è al suo posto in cella, non ci mette un altro, o se non muore il prima possibile. Il futuro dell'ergastolano ostativo è tutto scritto, una lenta agonia senza rimedi, tranne la morte, ma per quello c'è sempre tempo. Per l'ergastolano ostativo il carcere è un cimitero e la cella una tomba. Allora, questa vendetta, che sembra proprio la vendetta di, questo lo dico io, dello Stato verso chi non collabora, ha come conseguenza, per esempio, che Valerio Fioravanti, condannato a 8 ergastoli, autore della strage della stazione di Bologna e altri omicidi, lui ha potuto fruire di benefici e dal 2009 è libero, dopo diversi anni di regime di semilibertà. Mentre Mario, il nostro autore, che ha scelto di non fare la spia, è in carcere da 37 anni. Ma chi è Mario Trudu? Ce lo spiega lui stesso. Sono l'ergastolano Trudu Mario, un sardo nato nella provincia di Nuoro, ad Arzana, nel 1950. Mi trovo in carcere da 37 anni, dal maggio del 79, con una condanna all'ergastolo, con l'imputazione sequestro di persona a scopo di estorsione. Fino ad oggi la mia trentennale carcerazione è stata interrotta da solo 10 mesi di latitanza. Negli anni 86-87. 20 anni fa entrai, 20 anni fa, entrai nei termini per poter usufruire dei benefici penitenziari e da allora ho iniziato a presentare diverse richieste per poterli ottenere.
ma sono state respinte sistematicamente, tutte, fino a quando nel 2004 mi fu concesso un permesso di 8 ore e altre 7 ore nel 2005, sempre per partecipare alla presentazione di lavori realizzati in carcere, poi più nulla. Boh, questo è Mario. Nel libro che presentiamo stasera, Cent'anni di memoria, Mario si prende la libertà, e questo nessuno può negargliela, di raccontare se stesso, la sua amata Sardegna e i suoi vecchi, la sua gente. Romeo adesso ci leggerà l'introduzione a questa serata che Mario ci ha spedito dal carcere di Oristano, dove è stato finalmente trasferito dopo tanti anni di lontananza dai suoi familiari. A posto? A posto. Mario? Allora, stimatissime sorelle e fratelli del Circolo Cabana, io, anche se a distanza e come sempre in modo virtuale, ancora una volta voglio stringermi a voi tutti, ringraziandovi per l'amicizia, per la vicinanza che mi avete sempre dimostrato. Ormai ci conosciamo da tantissimi anni. Oggi la vostra idea di voler presentare il mio secondo libro, Cent'anni di memoria, mi fa sentire ancora di più circondato da veri amici. Il titolo ci ricorda tutti l'inizio della Prima Guerra Mondiale e il mio libro ripercorre vari attimi di quella maledetta tragedia, dove ho visto i sardi protagonisti. Certamente mi sarebbe piaciuto essere tra di voi in questo momento e, come scrissi in qualche altro intervento, i miei maledetti impegni mi proibiscono di essere lì. Mi sarebbe piaciuto passare fra i presenti tutti, a stringervi la mano abbracciandovi. Oggi mi sarebbe piaciuto farvi un altro tipo di discorso. Questa sarebbe l'occasione giusta, dovrei approfittarne, dovrei far sentire la mia voce, visto che le altre occasioni per esporre ciò che certi uomini da vari decenni mi proibiscono di avere, cose che per legge mi spettano da sempre e non mi danno mai, e se la Costituzione fosse rispettata mi darebbe ragione. Ma io voglio evitare di esporre la parte della mia vita che è stata oscurata da farabutti e pezzenti che fanno parte degli apparati dello Stato. Quindi vi parlerò di altro. Sicuramente molte cose di quello che vi dirò le avrete già lette, sempre scritte da me, ma sono obbligato a ripetermi. Il posto e la maledetta situazione mi porta ad affrontare con sempre gli stessi argomenti e per questo alle volte posso essere ripetitivo, scusatemi. Finalmente eccomi in Sardegna, e questa volta non in modo virtuale. Vi parlo con i piedi appoggiati su quella terra che stimo con il massimo dei miei sentimenti. E, sentendola così forte nel mio sangue, davvero sardo, alle volte pensando alla sua cultura, alla sua storia, alla sua lingua, a tutto quello che mi ha insegnato, anche grazie ai vecchi che ho conosciuto nella mia adolescenza, mi porta a vedere il resto del mondo come poco interessante. Anche se sono consapevole che non è così, nessuna parte della terra è meno interessante di un'altra. Tutte le parti sono belle, interessanti allo stesso modo. Fossimo in grado di capirla, rispettarla come meriterebbe, che conoscessimo tutti i suoi meravigliosi segreti, anche tutti quei suoi elementi che alle volte per noi sono solo distruttivi, ma non è vero, anche loro si formano per mantenere la natura in equilibrio. La terra sempre viva, per migliorarla e forse anche per mettere riparo alle malefatte dell'uomo, La natura è proprio una meraviglia, di altre tanto meraviglioso, sempre detto che su questa terra c'è solo la donna, tutto il resto rimane un tantino sotto, parecchio sotto. La capacità distruttiva sulla terra la possiede solo l'uomo. È nato con l'avidità dentro, con l'idea di impossessarsi di tutto ciò che lo circonda. Da subito dopo la nascita, tutto ciò che riusciamo ad afferrare non vogliamo mollarlo più. Lo vogliamo tutto per noi. Siamo nati con il dono maledetto del possesso. Mentre non esiste niente da possedere, tutto ciò che esiste è da ammirare e da amare. Per tornare alla mia Sardegna, forse se fossi nato in un altro posto non avrei saputo affrontare la vita con tanto coraggio, questa terra mi ha dato lo spirito e la forza per essere in grado di vincere la malvagità di certi uomini, come già detto altre volte. L'ogliastra che mi ha nutrito fin dal primo respiro,
terra impervia, selvaggia. E forse sono rimasto contagiato da quella sua natura superba e forte, rendendomi indomabile come tutti gli ogliastrini, che non mutano pelle in base alle occasioni o al momento. Io sono rimasto il Mario Trudo di sempre. Non è riuscito questo sporco stato in 36 anni di prigione a farne un collaboratore, sudiciume di cui questo stato si nutre. Certo, anch'io non sono più il Mario Trudo che è stato arrestato nel 79. Sì, è vero, ho mantenuto gli stessi principi e sentimenti, ma il tempo ha cambiato anche a me, sia nel fisico, cosa che non posso negare, sia nel modo di pensare, di vedere le cose, ma ho mantenuto la stessa dignità di sempre. Credo che la cosa che conta di più, una persona senza dignità è come la merce su una bancarella, alla portata di tutti. Un giorno mia madre, durante un colloquio nel carcere di Badus Karos, mi bisbigliò all'orecchio: Mario, quando io e tuo padre ti abbiamo creato, è come se ti avessimo impastato con la sfortuna. Soffro ogni giorno e ogni notte per il tuo stato di incatenato innocente, ma sono fiera di te, perché so di aver creato un uomo vero, forte. Tu sei in grado di superare tutto, compresa questa terribile ingiustizia. Non arrenderti mai. Fra parentesi, questo dopo avermi visto scontare i primi 15 di quasi 37 anni di carcere. Oggi posso dire che aveva ragione, anche se credo che nemmeno lei fosse certa che io fossi tanto forte. Sicuramente disse quelle parole forti per far coraggio a suo figlio, che si trovava in grosse difficoltà. Penso che quelle parole dette da mia madre, poco tempo prima che morisse, abbiano avuto una parte importante perché io restassi in piedi fino alla fine. E se fosse ancora viva sarebbe addoloratissima per come vanno ancora oggi le cose, visto che con il passare del tempo non è cambiato niente in questa sciagurata Italietta. Ma sarebbe orgogliosa di suo figlio, orgogliosa di essere mia madre. Scusatemi se vi sto trattenendo con cose poco attinenti a ciò che tratta questo evento. Non vi parlerò del libro, riuscirei a essere solo noioso e questo non è bello. Io vi voglio tutti allegri e sorridenti, poi spero che leggendo il libro riusciate a trovare il vero Mario Trudo. Vi troverete cose buone e altre di meno, cose belle e cose brutte, cose sagge e cose stupide, ma gli uomini siamo fatti così. Finisco di annoiarvi con le mie chiacchiere, sperando che leggendo il libro provochi in voi una curiosità tale da porvi tantissime domande. E magari rivolgetele a me, non mancherò di rispondervi. Non conoscendo tutte le persone che saranno presenti, non saluterò nessuno per nome, ma dentro il mio cuore e nei miei pensieri ci siete tutti. E questo per me è cosa importantissima. Qui dentro, se riesco a muovermi, a respirare, è perché riesco a camminare con le gambe dei miei amici, scusate. Cioè, mi immagino solo come adesso. Non graffò tutte le volte, cazzo. È perché riesco a camminare con le gambe dei miei amici liberi. Io respiro attraverso loro, respiro. Per questo vi dico, correte sempre nella vostra montagna, non fermatevi. Respirate pieni polmoni e sia a correre che a respirare, fatelo pensando a me e continuerete a essere il nutrimento per la mia vita. Solo così mi sentirò un uomo libero che attraversa piedi, montagne, valli e territori senza confini. Molte grazie a tutti i presenti, sappiate essere felici, io lo sono. Il vostro applauso mi sta assordando. Piano ragazzi. Perdonatemi, ma io vivo dei miei sogni che riesco a costruirmi usando la fantasia. Alle volte chiudendo gli occhi e viaggiando con la mente. Mi capita di sentire veramente l'affanno di persone che affrontano delle salite ripide, di luoghi impervi, e di averlo sentito in modo talmente reale da sentirmi il loro sudore addosso, provocato dallo sforzo nell'affrontare quella salita. Un abbraccio e un grande grazie a tutti per la vostra presenza. Mario Trudo. Mario, bravo.
La lettera in realtà non finisce qui, perché Mario, che scrive anche dei sonetti nella sua lingua, ha mandato un seguito che adesso legge, scusa, non ricordo come Luca. Che legge Luca, sì. Perché è sardo e quindi abbiamo cercato di seguire. Caros amigos, in mezzo a tanta arlanas, cantum forza e importanza me onais, commente vero scrittore e mi coronais, ma su tempus perdeis in cosas vanas, custas et totus habilidadi, cosa sana. Non sei un vero scrittore, commente pensaus. Deu se uno scribacchino vitticu, so è nano, ringrazio tutto stringendosi sa mano. Traduco. Cari amici, in mezzo a tante difficoltà, quanta forza e importanza mi date, come un vero scrittore oggi mi coronate, ma perdete il tempo su cose vane, questa è la verità, la più vera e sana. Non sono un vero scrittore, come pensate, io sono uno scribacchino piccolo, sono nano, e ringraziandovi a tutti stringo la mano. Io penso che quello che avete sentito, le lettere che Mario scrive, e a me da una ogni volta che vado in giro a portare i suoi libri, racconto di lui, più di qualsiasi cosa possiamo aggiungere, posso aggiungere io o chiunque di lui, più possono soltanto i suoi libri. Una cosa forse va aggiunta, Mario in carcere, che ha due condanne per sequestro di persone. Della prima lui si è sempre dichiarato innocente, io ho letto gli atti e gli credo, e della seconda si assume ogni responsabilità, però lui ci tiene molto a sottolineare che quel sequestro che lui ha realmente fatto è stata una conseguenza, adesso poi ha capito, tanto sbagliata, è stata la sua reazione però alla grande ingiustizia che aveva subito. E nel libro precedente lui ha scritto una frase che dice: 30 anni per un reato mai commesso sono veramente troppi. E, io ho incontrato Mario nel carcere di Spoleto circa 4 anni fa. L'ho voluto incontrare perché qualcuno mi ha mandato un suo testo, quello che poi è diventato il suo primo libro. E da allora poi è nato un rapporto, come dire, molto denso, perché ho seguito la lavorazione dei suoi libri. Mi ha colpito moltissimo quello che lui scrive e come lo scrive, perché, come dico, dice il direttore di Stampa Alternativa, sono parole scritte col sangue. E questa è una cosa che io devo dire, ormai da anni parlo solo di questo, mi passano fra le mani molto materiale, gente che scrive dal carcere, e questi hanno una cosa fortissima che non si riscontra mediamente. Le parole che vengono dal carcere sono sempre parole di verità, perché non è vero che la gente li scrive perché ha niente da fare. Se lo fa è perché ha delle cose precise e profonde, non perde tempo, non ha parole da buttare, no? Perché sempre, perché sai, o ci si chiude, si finisce, oppure si sa che è in gioco la propria vita. E Mario è uno di questi esempi, cioè le sue parole sono parole di verità e hanno un valore profondissimo, sia in termini di memoria, poi vedremo, per un valore storico, ma anche sul piano personale per quello che riesce a trasmettere. E, sapete della sua condizione in carcere, ormai si avvia nel 38esimo anno ininterrotto di carcerazione. Ora, quando si incontra una persona come lui, in quella condizione, secondo me, prima ancora di chiedersi qual è il senso della pena, che senso ha una pena del genere, almeno quella mia domanda è stata: come si fa a sopravvivere a una cosa del genere? Cioè, provate a immaginarlo. È inimmaginabile, cioè io non riesco a pensare, cioè immaginate cosa eravate voi 37-38 anni fa, magari non eravate neanche nati, e lui ininterrottamente sta continuamente in questo nulla. E io glielo ho chiesto, dico, ma come si fa? E la sua risposta, che poi è forte in tutto quello che scrive, è stata: sai, io da quando sono entrato dentro, tutte le mattine mi sveglio e mi divido in due cose, in due persone. C'è Mario Trudu, che è quello che vive la vita morta, no? Il carcere, cioè gli ultimi interni. E poi c'è Mario che vive del ricordo della sua vita passata, momento per momento, minuto per minuto, che poi non è stata tantissima, no? Se fate il confronto col tempo passato dentro. Eppure lui riesce, io sono convinta che lui riesce a riviverla proprio fisicamente, ma in maniera anche molto violenta. Violente dico in senso, non in senso negativo, fortissima, cioè Mario minuto per minuto risente tutti gli odori, tutti i colori, tutti i momenti della sua infanzia, e con questa memoria, con questa idea, con questo viaggio che lui ha fatto, quindi questa forma di schizofrenia,
non è un giudizio di valore, ma questo sistema che lui ha adottato, lui è riuscito a sopravvivere. E con questa memoria lui ha riempito il tempo ed è arrivato vivo fino adesso. Va bene. In questo libro lui racconta tutto il tempo della sua infanzia, racconta Arzana e tutto il periodo degli anni 50. Quello che domina fortissimo è un senso della natura, perché Mario è stato un pastore, la vita vera che ha avuto è stata quella in montagna ed è quella che lo ricorda. Ma anche nel precedente libro, che è poi un libro dove segue tutto il percorso giudiziario, la sua vicenda e tutti gli anni di carcerazione, la presenza della natura è fortissima. Qui decide di dedicarsi praticamente totalmente a questo, ai suoi monti, alla sua gente, al suo paese. E secondo me questo è un grande regalo che lui fa alla sua gente ed è stato un modo, per consegnarsi e riappropriarsi di quell'identità. Quando si sta in carcere, adesso faccio tutte le parole, i buoni discorsi, tutte le buone intenzioni, anche un po' di retorica, la verità vera è che per chi la conosce un pochino, la struttura tende a distruggere completamente, no? A renderti una persona e spersonalizzarti. E Mario deve a questa sua memoria, a questo suo paese, il fatto di essere stato se stesso, e nello stesso tempo restituisce tutto questo, perché questo libro secondo me dovrebbe essere letto in tutte le scuole di Arzana, però dovrebbe essere letto nelle scuole anche perché parla del valore della memoria. E lui lo spiega benissimo nell'introduzione, io volevo leggere un pezzettino, perché nessuno si spiega meglio di lui. E lui dice: io provo a scrivere solo cose per non dimenticarle, certe cose non si dovrebbero mai dimenticare. E se ho rievocato i miei ricordi di bambino, è perché tutti quei vecchi che nomino meritavano di non essere dimenticati. Ho scritto cose dette e vissute da loro. Loro non moriranno mai, come me. Loro resisteranno a tutto e a tutti, resteranno vivi per l'eternità. A me la società ha dato in dono una condanna eterna e per questo, per adesso ho scontato solo 36 anni di prigione, giorno dopo giorno, io a questi vecchi ho voluto regalare la vita eterna e resteranno vivi per sempre. C'è una frase che io ho sentito per la prima volta in Sardegna, non so se sia una frase proprio sarda, ma dice: la terra è di chi la canta. E Mario, così cantando, no? Davvero se ne riappropria. Due parole sul suo valore letterario, perché io penso che la sua scrittura sia letteratura vera, vanno dette, anche se poi possiamo anche parlare altro. Questo è un libro pieno di forza, di tenerezza e di poesia nello stesso tempo, come si vede anche dai disegni che lui fa, tant'è che questo, che a me è sembrato il più bellino, che ricorda la sua nonna, Raffaella. Sì, Raffaella, la sua nonna, delle serate, quando le raccontava lei, lui si addormentava sul suo grembo ogni sera, e mi sembrava il più carino e il più rappresentativo, perché alla fine abbiamo deciso di metterlo nella copertina. Ma poi mi commuovo io quando parlo di queste cose, quindi scusate tanto. Devo dire, la valenza di questo libro l'ho insegnato moltissimo anche a me, perché potete immaginare, quando mi è arrivato anche col primo libro queste centinaia di pagine, è proprio un fiume, no? Magari è un fiume in piena quando scrive. E ovviamente per trasformarlo in un libro andava comunque in qualche modo aggiustato, rimaneggiato. E forse il primo rimaneggiamento poteva essere un po' pesante, ma lui mi ha detto: no, io sono quello che sono. Magari sono anche ignorante, non so scrivere bene in italiano, però voglio che quello che esce fuori sia mio. Io voglio riconoscermi. Ora, dopo un lavoro è stato fatto, ma lo abbiamo fatto insieme. E quindi il più grande complimento per me è stato il fatto che, pur avendo cambiato insieme qualcosa, Mario si è riconosciuto completamente, ovviamente nei contenuti non era da discutere, ma soprattutto nella forma e nella struttura del linguaggio, che è cosa alla quale lui teneva moltissimo. Per cui da allora, se posso dire una cosa personale, c'ho il guaio che io sono l'unico interprete vero della scrittura di Mario Trullo, perché quando mi ha mandato il materiale per questo secondo libro e abbiamo deciso poi di pubblicarlo, io collaboro con Stampa Alternativa, lo faccio, diciamo,
per amicizia, per il mio rapporto di amicizia con il suo direttore, e poi perché ci tengo che escano le voci, queste voci che arrivano dal carcere. Insomma, quando è arrivato, ha saputo che avremmo pubblicato questo libro, ha immediatamente scritto una lettera a Marcello Baraghini, che Baraghini deve averlo preso come una lettera minatoria, tant'è che mi chiama la mattina subito, dico se all'albero, mi sono spaventata, ha detto che succede, Mario non vuole più pubblicare con noi. Poi leggendo ho detto no, è una lettera del tono di quella che hai letto tu. In realtà poi ne abbiamo fatto il manifesto letterario di questo libro. Quindi ve lo devo leggere, perché ve ne leggo una frase, perché è molto indicativo, cioè lui rivendica ancora una volta il fatto di essere se stesso, e questo secondo me è una grande lezione, perché aspetta che l'avevo trovato. Ecco, perché è una persona che, come dire, non mistifica, non si nasconde, no? Io mi occupo spesso di, come dire, di editing dei libri, e come dire, si aggiusta, si fa, molte cose sono anche a volte deformate, no? A volte si tira fuori quello che magari da solo non uscirebbe, invece con Mario no, non è possibile. E lui qui dice: signor Marcello, devo confessarle una cosa, a me non sono mai piaciute le regole. No, perché la lettera inizia in maniera perentoria, lui dice: caro Marcello, io voglio che il mio libro si corregga veramente poco, anzi, diciamoci la verità, io voglio che te non tocchi neanche una virgola, perché non ci potessimo lasciato. E poi dopo continua, Dio poi dice: signor Marcello, devo confessarle una cosa, a me non sono mai piaciute le regole, a causa di questo qualcuno mi vede come un ribelle, niente di più falso. Io sono solo un uomo semplice e sincero, e questo mio modo di essere trascina varie persone nell'inganno. I miei racconti non voglio che risultino come se li avesse scritti un robot. Io sono fatto di polpe, di ossa, oltre che di tanti altri miscugli chimici, e sono in possesso anche di tutti i sentimenti, e tutti in allerta, e tutti vanno nella direzione giusta, almeno credo. In quel modo il lettore, se avessi seguito certe regole, camminerebbe con i piedi che non solo non sono i suoi, ma non esistono affatto, mentre io voglio che il mio lettore riesca a camminare con i miei piedi, con le mie gambe, che respiri come respiro io, possibilmente che mentre legge riesca a pensare come penso io, e questo può accadere solo leggendo un racconto dove si descrive la sincera realtà dei fatti, senza aggiustamenti di nessun tipo, seguendo certe regole da rendere il mio racconto simile a quello o a quell'altro, e alla fine uno gusterebbe qualcosa senza sentire il giusto sapore, se non quello dell'artificio. Non me ne vogliono i veri scrittori che seguono certe regole, le mie sono cose dette che valgono solo per i miei scritti, io non sono un vero scrittore, io non sono nessuno, che è esattamente il contrario di quello che poi è. E su questo libro voglio dire solo un'altra cosa, veramente pieno di forza ma anche di tenerezza, no? Nei confronti della propria terra, e nello stesso tempo riesce a dare un affresco di tante cose di un tempo che veramente sono dimenticate. Per questo io penso sia proprio un libro che secondo me va anche letto nelle scuole, e leggendolo si capisce come Mario ancora sente olfattivamente il tatto delle cose, e questo è così pagina pagina dopo pagina, e io penso che queste memorie, questo ricordo, che anche se non così esplicito è comunque molto forte e molto evidente anche nell'altro libro, è quello che poi ha riempito la sua vita. Una cosa che voglio dire, poi Mario, come le persone che sto seguendo da un po' di tempo, comunque una persona che ha compiuto un reato, no? Un reato grave, no? Perché l'obiezione che sempre si fa, vabbè, è questo che c'entra, e le vittime. C'è una cosa che io, il discorso della vittima è un discorso che una persona che tanti anni ha militato come tu c'è ed è forte, e nulla lo può risolvere, perché quando si ha la consapevolezza di quello che si è compiuto non c'è nessun meccanismo, nessuna pena che può salvare dal peso che rimane dentro. Questo ci tengo a dirlo, perché insomma alla fine si è parlato anche di questo con Mario, però
C'è una cosa che ho capito frequentando, io frequento solo persone molto molto cattive, tutti gli ergastolani, tutti gli ostativi, tutti che sono stati membri della, e anche di un certo rilievo della criminalità organizzata, per cui insomma non stiamo parlando di Boy Scout, però quando si conosce qual è il percorso della detenzione, cosa succede, poi se volete ne parliamo perché insomma la cosa è veramente inimmaginabile, poi, soprattutto di fronte a tante durate delle detenzioni lunghissime, è vero che mai uno di quelli, penso in Italia, una delle detenzioni più lunghe che esistano, dico, c'è un momento nel percorso dell'esecuzione della pena, per i tempi e per i modi, un momento in cui anche chi ha commesso il più grave delitto si trasforma in vittima, ed è naturale ed è comprensibile se si conoscono certi meccanismi, perché quando lo Stato non rispetta neanche le sue stesse leggi, perché l'ergastolo ostativo è una violazione dei principi fondamentali della, cioè della nostra Repubblica, voi andate a leggere anche le sentenze della Corte Costituzionale che in qualche modo discutono dell'ergastolo, è tutto un arrampicarsi sugli specchi, di fatto i costituzionalisti dicono che questa è una cosa che non dovrebbe assolutamente esistere. E questa condizione è, come dire, anche controproducente secondo me ai fini dello Stato, io su questo vorrei ragionare un attimino, perché se lo Stato si comporta peggio di te, perché sicuramente si comporta peggio di te, come dire, perché tu sei un essere, diventi un essere nudo nelle sue mani, e allora ben poco ti può insegnare. E secondo me questo è uno dei più grandi insegnamenti che vengono da questi libri, non soltanto da quello di Mario. Meglio di qualsiasi saggio, di qualsiasi elaborazione teorica, se voi leggete le parole di chi... di chi scrive dal carcere, ovviamente non parlo di tutti, ma di quelli che hanno seguito un percorso, fatto una seria elaborazione, allora riuscite veramente a capire questo. Io parlavo prima con lei, dicevo che uno dei problemi più grossi che incontro quando vado a parlare di questo in giro, ormai lo faccio da 4 anni, e, cioè mi rendo conto che l'opinione pubblica è ferocemente contraria a tutto questo, e quindi aiutate a trovare una chiave, perché finché vengo accolta in posti come questi dove di queste cose si ragiona, dove c'è una disposizione, è anche facile. A me è capitato recentemente di andare in una scuola, parlare di queste linee di classe illustrativo, e dopo la mia bella lezione, 150 ragazzi, erano tornati in una palestra, che hanno ascoltato il buono buono, e alla fine qualcuno anche ha fatto qualche osservazione giusta, preparata, umana, qualcuno si alza e dice: ma che mi state raccontando? Questi permettono a tutti di morire in carcere. Detto questo, come opinione va bene, il fatto che è seguito un boato, che tutti e 150 ragazzi, applaudendo, hanno tirato fuori quello che avevano veramente dentro. E io su questo penso che bisogna cominciare a ragionare anche per trovare la strada, perché io poi non penso che vuol dire ragazzi, questi ragazzi siano particolarmente cattivi o particolarmente disumani, e che diciamo sono cresciuti in un momento in cui di grande regresso culturale, secondo me negli ultimi 25 anni si è fatto un grande regresso dal punto di vista culturale, e questi ragazzi non sono più abituati né al ragionamento, né all'immedesimazione, né a interrogarsi e soprattutto a capire che il tutto è subito di sé medesimo, a un certo punto finisce perché comincia quello di un altro, e secondo me è proprio da lì che bisognerebbe cominciare per provare a cambiare qualcosa. E, anche perché, no, a volte io, anche i miei amici che poi cresciuti con la mia stessa cultura, io ho difficoltà a parlare di queste cose, qualcuno mi dice: ma tu sei troppo buona, basta con questo buonismo. Allora io una cosa vorrei chiarire, cerco di chiarire sempre: non è una questione di bontà, ma è una questione di diritto e di diritti. E quando noi, cioè in Italia, quando ci sono le parole mafia, criminalità, sembra che si è autorizzati a tutto, no? Anche a negare i principi fondamentali di loro. Allora io penso che quando questo succede è pericolosissimo per tutti quanti. Stop. Mi fermo, non so cosa sia tutto. No. No. Grazie. No. Quante domande? Sì, sì. Un applauso per la posizione.
E perché poi, non so se è chiaro che cos'è del gastrostatito, perché quando vai in giro nessuno sa esattamente che cos'è, che cosa significa. Non so, come l'hai detto tu, mi sembra insomma anche abbastanza chiaro, perché questa è una, come dire, in realtà non esiste la condanna al gastrostatico, è semplicemente la conseguenza di un meccanismo enorme che sono state introdotte negli anni 90, no? Proprio i grandi omicidi di mafia. E in base a queste norme è nato il famoso articolo 4 bis, diverso dal simile del 41 bis, in base al quale diciamo, è stato creato un doppio binario. C'è un ergastolo normale, diciamo, se io uccido mio marito faccio l'ergastolo normale, per cui dopo 10 anni posso avere qualche permesso, se mi comporto bene, libertà condizionata, libertà eccetera eccetera. Per chi fa parte della criminalità organizzata, questo, cioè, se si è compiuto reati nell'ambito di un'associazione di stampo, diciamo, mafioso, tutto questo viene sospeso, a meno che non si sia collaboratore di giustizia. E, insomma, ragionando su questo, si capisce che è qualcosa che è un po' lontana dal, sì, diciamo, dal concetto di pena da pagare per un reato, no? Mette in gioco tantissime altre cose che hanno sforzato poi un pochino il concetto di pena. Mario Trudu è in queste condizioni, non uscirà perché la sua situazione è veramente complicata, perché non ha mai fatto i nomi delle persone che hanno fatto con il sequestro. E se facesse qualche nome, cosa c'entra col fatto che lui è sinceramente pentito di quello che ha fatto? Nulla, proprio nulla. E questo dimostra come è un meccanismo che serve ad altro, no? Non a rieducare, ma semplicemente a, come lo vogliamo chiamare, metodo inquisitorio per cercare di avere, no, più delazioni possibili. E adesso non so che cosa pensate della collaborazione, della delazione, però anch'io prima pensavo, no, perché puoi dire, non è una cosa teorica, è una cosa pratica, anch'io pensavo. Tutto il male possibile. Tutto il male possibile, eh? Beh, se la metti dall'altro piano e collabori a che, no, venga fatta giustizia. No. No, questa è l'obiezione che... No, potrebbe essere, il discorso è un altro, una persona può essere benissimo libera di collaborare, e però si può dare un po' alla cronaca, basta vedere il processo Borsellino, no? Quindi il primo processo Borsellino impiantato su un falso collaboratore, alla fine persone che hanno scontato, mi pare addirittura 20 anni in carcere, alla fine si è capito che il collaboratore, sulle cui dichiarazioni è stato impiantato tutto il processo, era falso. Strano, perché poi quello già si capiva dall'inizio e tutti avevano dei dubbi, però è andata così, no? Quindi bisogna d'accordo. E mentre una persona, come dire, può non collaborare, ci sono vari motivi, la paura delle vendette trasversali, questo è legittimo, no? È comprensibile. Cos'altro? Adesso non mi viene. Questa è una grande contraddizione nell'ambito del sistema. Adesso io non sono un avvocato, per cui né un giurista, so esprimermi bene, però grande contraddizione nell'ambito del sistema penale italiano. Cioè, in Italia esiste il diritto al silenzio. Durante tutta la fase processuale tu c'hai il diritto al silenzio. Per loro no. Cioè, c'è questo dovere di rompere il diritto al silenzio, non solo nella fase processuale, ma per tutta la vita, perché sono 36 anni che a Mario chiedono, no, di rinunciare a questo suo diritto al silenzio. Quindi è tutta una, come dire, tutto un adesso parlo come Mario, c'è una grande fetenzia, direi, a Napoli. In realtà, insomma, è un meccanismo che ha risposto a un momento emergenziale, va bene? Il problema è che in Italia l'emergenza poi diventa regola, perché questa normativa inizialmente doveva estendere in vigore per 2 anni. Dopodiché è stata rinnovata ed infine è diventata definitiva. Quello che dicevo, parlavo con loro prima, io sono, da quando mi sono cominciato a occuparmi di queste cose, mi sono un po' stupita, per mia ignoranza, dal vedere quanto il pensiero giuridico è avanzato su questo argomento. Cioè, in Italia veramente si parla, ci sono fior di costituzionalisti che parlano, chiedono l'abrogazione di tutto questo meccanismo. Non solo, sarà anche un po' estremo, ma c'è
No Prison, che cos'è? Un manifesto, che è anche molto interessante, non è così tanto stravagante. Manconi ha scritto un libro che non punta all'idea di abrogare, sì, molto estremizzando le religioni, che indubbiamente è un sistema sul quale molto va ragionato. Il punto è che se parli in giro tutto questo non c'è, non si vede, perché c'è un problema, secondo me, violentissimo di opinione pubblica, che viene molto, come dire, eccitata ed usata da una classe politica anche di livello abbastanza basso, per cui no, difficilissimo, sembra che ogni tanto sembra che si sia lì per abrogare questo meccanismo di norme, ma tutto viene riportato indietro. Qui io penso che il nodo è questo questo politico e dell'opinione pubblica. Tu prima hai fatto l'esempio di Fioravanti. Allora, non c'è nulla di strano, semplicemente questa normativa non è stata applicata a tutto il terrorismo, fino al 2002, perché dopo il 2002 è stata introdotta anche per il terrorismo questa norma. E questo perché? Perché è un, molto banalizzando, il problema politico, perché col terrorismo l'Italia, vogliamo dire, ha vinto, ha risolto. La mafia invece e le organizzazioni criminali sono indubbiamente un problema grosso, vero? Non sconfitto, non sconfiggibile, però non è questa la strada, anche perché ormai il livello è un altro, cioè non è tenendo dentro Mario Trullo che ha fatto un sequestro in un paese dove i sequestri non se ne fanno più, no? Che si trova il problema della criminalità organizzata in Italia, così come delle altre persone che sono di cui ho raccolto qualche testimonianza nell'altro libro. Queste appartengono ormai a una criminalità vecchia, antica. Adesso il problema è a livello molto alto e di connessione anche politica, e non da quello lì, tra questo poi io penso. E, tornando a Mario Trudu, a me mi fa tanta... cioè io lo ammiro moltissimo di questa sua forza, e fa anche tanta tenerezza, mi sembra un po' come anche parlando con qualcuno che... un garante per i diritti, sembra un po' il caso dei giapponesi che rimanevano nella foresta dopo la fine della guerra, no? Non c'è proprio nulla se non questo, un'ostinazione nei suoi confronti e questo incastro di leggi che gli impediscono di avere un nulla di permesso, perché Quale problema potrebbe sorgere? In genere i magistrati e i sommagistrati non danno i permessi perché potrebbe essere pericoloso, potrebbe riallacciare legami con, no, l'organizzazione di appartenenza. Cioè, questo è proprio un caso clamoroso, ma quale appartenenza? Mario ha fatto un sequestro nel 1980. Probabilmente sono morti le persone che hanno collaborato a lui. Sapete, i sequestri non si fanno più da tanto tempo. Insomma, è una storia molto triste. Mi spiace concludere così, ma poi è quello che penso. La cosa bella sono queste cose che lui scrive, perché Mario è un grande narratore. Se posso chiudere con una cosa che sento, se lui non avesse imparato a leggere, a leggere e scrivere, se poi non avesse imparato a disegnare ancora e a studiare durante... durante l'università, perché io conoscevo un ex delinquente di Trastevere che diceva quando era all'università, parlando della sua carcerazione. Cioè io penso che lui comunque avrebbe scolpito le storie con l'accetta nel piede, perché proprio un narratore c'era nel sangue. Questo è il motivo di leggere questo libro. Vabbè, non so se avete domande e curiosità su... Sì, io avevo una domanda. Sì. Si dice che... continuano a chiedergli se rinuncia al silenzio. Cioè, chiedono gentilmente o con le forze? Penso molto gentilmente, ma penso che faccia male ugualmente, no? I primi anni neanche tanto gentilmente, penso. I primi anni non so, quello è tutto scritto nel suo libro, certo, lui, il suo grande accusatore è stato, lui, il primo libro parla soprattutto del primo processo, del primo sequestro del quale si dichiara innocente,
e il suo grande accusatore è stato Lombardini, che era quel magistrato, veniva chiamato lo sceriffo, no? Che aveva un metodo tutto suo per sconfiggere il banditismo, diciamo, di fare questa lotta ai sequestri. Poi alla fine era molto poco chiara, il suo modo di gestire, diciamo, questa lotta ai sequestri. È stata aperta un'inchiesta su di lui, mi pare che andò proprio Falcone e Caselli per interrogarlo, e lui si è suicidato. È famosa questa cosa, no? Lui lo chiamarono per interrogare, adesso non so quanto è vera, perché è raccontata anche un po' come una sceneggiata. Lui disse: scusate un attimo, andò nell'altra stanza e si è sparato un colpo alla testa. Questa la dice lunga sul personaggio. E lì, sui metodi, non, sì. Adesso no, adesso è sufficiente che un magistrato lui fa richiesta per un permesso per qualsiasi cosa. Un magistrato gli dice, da qualcuno gli ha detto: ma scusi, Trudu. Questo lo dico fra di noi, gli ha detto una cosa del tipo, ma lei allora qualcosa a questo Stato lo vuole dare? E lui gli ha risposto, giustamente molto arrabbiato, ma più della mia vita, cos'altro vuole? Penso non si deve aggiungere altro. Cioè, penso che sia, come dire, sufficientemente violenta anche una domanda del genere dopo tanto tempo, posta in questi termini, o no? Cioè, forse anche più violenta di un cazzotto, perché poi... No, rimane dentro ed è pesante. Io so che persino l'avvocato era infuriato su questa domanda. Sì. Se forse se si possa, insomma, è in atto da qualche tempo, perlomeno a livello mediatico, un grande dibattito sul fatto della radicalizzazione islamista all'interno delle carceri, e questo ha in determinati ambienti ha provocato una reazione del tipo: allora, se all'interno delle carceri succede che i detenuti si radicalizzano, chiudiamo le carceri. Quanto spazio ha questo tipo di ragionamento? Voglio dire, non lo so. Io no, credo che proprio in questi termini, no, non l'ho sentito, non lo so. Su quello che penso io a proposito, quello che dicevo prima, ne parlavo prima con lui, in carcere ci sta un sacco di gente che non dovrebbe esserci. Voglio dire, io, c'è un problema di pena, cioè di fronte ai reati gravi c'è un problema, a volte c'è anche un problema di contenzione, no? C'è anche un problema di pena. Detto questo, in Italia, ma secondo me almeno il 70% non dovrebbero esserci, perché non dovrebbero essere in carcere quelli per piccolo spaccio, che sono semplicemente persone malate, diciamo la verità. Non dovrebbero esserci, cioè, c'è un sacco, tutti gli stranieri che sono in carcere, per lo più sono per il reato di immigrazione, perché poi non è stato così facile il meccanismo, no? Di uscire fuori quando su queste cose si è cominciato a fare marcia indietro. Dopodiché, finire in carcere per un immigrato è facilissimo per piccolissimi reati. In realtà, no, anche perché poi arrivano qui, li mettono nei centri li tengono a fare nulla, quando cominciano a muoversi perché hanno qualche permesso, che cosa possono fare? Vengono subito reclutati e lì si manda a spacciare la droga intorno alle stazioni. Io parlo di Roma perché lo so, perché lo conosco, perché è così, si fa finta che non sia così, poi tanto li si mette in prigione. Se guardate quella che è la popolazione carceraria in generale in Italia, svolge esattamente la funzione che avevano una volta i manicomi, no? Piccolissima differenza, cioè a parte un blocco di appunto criminali veri, e che se già, voglio dire, il carcere stesse davvero soltanto quelli per i quali si ritiene necessaria la detenzione, sì, non di più, sarebbe già più gestibile anche quella parte lì, no?
sarebbe già più facile anche ragionare su tutto il resto e poi arrivare anche alla... Io personalmente penso che non ha senso il sistema carcerario, ma questo sono arrivata dopo, come dire, dopo una lunga elaborazione. Non è facile parlare di questo e parlare in questi termini. Però secondo me è vero, già la struttura in sé è qualcosa che va contro quello che dichiara. La rieducazione in carcere, sì, c'è, qualcuno, no, c'è la buona volontà di molti, ma è il sistema in sé che impedisce, che va contro questa cosa. Ma come si fa a rieducare in un posto dove tu diventi, diventi un numero? Dove tu non, cioè della, dove di fatto, no, la personalità viene completamente annullata, a meno che non sei uno come Mario, che no? Sì, ma sono pochi quelli che riescono a avere questa forza. Io ne ho conosciuti altri, però adesso dico un'assurdità, ma la dico sempre. Devi essere stato solo un vero criminale, i criminali sono molto intelligenti, quelli veri, per resistere. E convertire poi la tua intelligenza in altro. Allora, se questo succede, perché non riconoscerlo? Tanto per cominciare. Ma tutto il resto è un mondo, come dire, un mondo che muore. Non so se voi avete contatti, no? Colloqui con qualcuno in carcere. Quindi è un'istituzione che secondo me serve veramente a poco. Ma soprattutto ci sta dentro un sacco di gente che non dovrebbe starci. Se pensate soltanto che nelle carceri manca tutto, quello che non mancano sono gli psicofarmaci che vengono dati proprio al varante. Allora questo non si capisce se non entrate dentro e guardate in faccia. Io una sola volta sono andata in un carcere, fra virgolette, normale, che erano persone molto giovani, erano tutti che erano in fila per... No, erano tutti in fila per... Sì, e poi con questi sguardi che non ci sono. E qualcuna delle persone con le quali scrivo, ma con grande vanto, dice: io non prendo psicofarmaci, ma è rarissimo. Però provate a immaginare che tutto quello che si dice sul fatto che nelle celle adesso, secondo una circolare interna, per questo lo Stato viola le sue stesse leggi, c'è una circolare del DAP per cui bisognava fare quella che si chiamava la vigilanza dinamica, non so se ne avete sentito parlare. È stato detto e poi subito finita, perché vigilanza dinamica significa non stare in cella 22 ore, perché stanno in cella a 20 ore, non so se si riesce a immaginare, ma stare in cella solo per dormire e poi insomma muoversi, avere delle attività. Questa cosa non si fa. Non si fa perché? Perché in Italia c'è, come dire, una specie di corpo a corpo, no? Un detenuto e uno che ti guarda, un detenuto, vigilanza dinamica implicherebbe invece tante cose, un controllo diverso, un controllo di telecamere, e però c'è una grande inerzia in tutta la polizia penitenziaria che fa grandissima opposizione a questo, e in un sistema così cosa recuperi? Non recuperi niente, è veramente una grandissima volontà per fare qualcosa, per non perderti. Per questo, in questo senso, penso che non serve, che serve poco. Non lo vedo legato a questa storia della radicalizzazione, che è comprensibile ed è facile, perché come dire, se sei un soggetto fragile e debole, fai presto ad essere reclutato. E questo succede sia dentro che fuori, non c'è nessuna differenza, secondo me. Non so, era stato chiesto, perché inizialmente si pensava di impostarlo un po' così, di fare un piccolo approfondimento sulla questione del banditismo, però possiamo anche seguire il filo dei ragionamenti che sono cominciati e farlo per ultimo. Aiuta a capire allora, alcuni ragionamenti, sì. come si vuole, nel senso che... Non so neanche io, se volete leggiamo un passaggio... Tu vuoi leggere dei passaggi del libro? Sì, torniamo al libro. Ci dà altri spunti, sì. Sì, però tante cose che ha detto... Lei sarebbe lei, da riprendere. Cioè io citerei a ritornarci. Okay. Allora, torniamoci subito. Forse, non so, quattro battute almeno. Sì, innanzitutto volevo
dire questa cosa qua, volevo dire che cioè, apprezzo questo tuo interrogarti proprio sincero sulla questione del carcere, che è tanto più sbalorditivo in quanto, da quello insomma, che dicevi prima, non è il risultato di una storia militante. No? Conosci l'universo del carcere, cominci a ragionare a partire dal diritto, la pena, e trae una serie di conclusioni, e sono già abbondantemente impopolari, come dimostra l'episodio degli studenti, che sono comunque un piccolo specchio della società. E su alcune cose vorrei magari fare un passo in più, su altre esprimere dei disaccordi. Allora, penso che di fondo, questa cosa qua la nomino, poi approfondirla ci porterebbe molto lontano, c'è la questione di chiedersi a cosa serve lo Stato, qual è la funzione dello Stato e perché fa certe cose. E allora già capiremmo se sono storture o se sono l'applicazione logica della sua funzione. Perché, ad esempio, la questione della legge, è vero che lo Stato esiste per applicare e far rispettare la legge? Ora, storicamente questa cosa qua è piuttosto discutibile, ma anche la lettura che si può fare della realtà quotidiana è diverso quello che c'è scritto nei codici e quella che è la realtà. Perché è diversa la legge e la normalizzazione, quello che è normale e quello che è legale. Una cosa che si può verificare empiricamente se si finisce purtroppo in carcere o se qualcuno ha dei parenti dentro, fa i colloqui, eccetera. Il carcere è uno dei luoghi più arbitrari che esistano. È un'area di sospensione del diritto, su questo sono d'accordo. Quindi, partiamo già da questo paradosso, no? Tu infrangi la legge, lasciamo da parte la questione è giusto o sbagliato quella aver infranto la legge in quel modo lì, perché è una questione, diciamo, di ordine etico-sociale. Tu infrangi la legge, ti mettono in carcere per riparare, no? A questa trasgressione. Di conseguenza, dovresti dire, sono in un posto in cui la legge viene rispettata. Ma non dico la legge a grandi livelli, ma il regolamento interno del carcere. Se un detenuto ha la fortuna oppure la caparbietà di insistere per farselo dare, perché con mille pretesti non è mai disponibile, è sempre in aggiornamento. Tu ci metti le mani su, e in genere sono 250 pagine, quindi è un'esigua minoranza che si prende la briga di leggerlo o che ha gli strumenti per leggerlo, conosce l'italiano e tra l'altro l'italiano burocratico dell'amministrazione penitenziaria, che è una specie di neolingua. Quindi lo legge e dice qua c'è scritto questo, questo e quest'altro. Non c'è niente che funzioni così. Ma questa non è una stortura, quella è proprio, come dire, l'ideologia della regola, perché è strutturato in un modo in cui quello che c'è scritto non può essere rispettato. Ma neanche se gli agenti della penitenziaria lo volessero fare. Una volta, racconto questo episodio che mi è capitato, metto fuori... Beh, all'epoca era un carcere in Francia, e lì c'è un sistema che è un pezzo di legno che fa così per far vedere alla guardia che hai bisogno di uscire dalla cella o devi chiedere qualcosa. Si chiama drapeau nel gergo carcerale, perché fa così, sembra una bandiera, però è un pezzo di legno. Arriva sta guardia e dico, beh, io vorrei andare a fare la doccia, no? E ne puoi fare per regolamento tre alla settimana. Oh, sto per uscire e ho i pantaloni corti, era estate, faceva un caldo bestia, mi fa, da regolamento si dovrebbe mettere i pantaloni lunghi. Ah, dico, sì, bene, da regolamento lei mi deve portare la posta alle 15.35, sul regolamento c'è scritto alle 15.35.
Io guardo in teoria, io mi gioco 10 anni di galera, no, così proprio, non di più, per scaramanzia, 10 anni di galera, me li gioco che lei non me la porta alle 15.35. Questo qua che non aveva tanti anni più di me, arriva a testa bassa alle 6:15, ce la porta. Lei è una piccola rotella qua dentro, ma lì non c'è scritto 15.45 perché deve arrivare alle 15.45, ma perché è l'ideologia della regola. Dopodiché arriva il familiare con il cibo precotto, c'è la guardia X, passa, c'è la guardia Y, lo stesso identico prodotto, non passa. Quindi quello che devi imparare in carcere non è che, secondo lo Stato, non è che le leggi vanno rispettate, è che quello che ti dice la guardia tu lo devi fare. Quella è la cosiddetta funzione rieducatrice della pena, che tu devi imparare ad abbassare la testa. Ma questo non vale soltanto per il carcere. Non c'è un'azienda che abbia più di 10 dipendenti che non abbia un doppio bilancio. Non esiste, non c'è un regolamento ferroviario che venga applicato alla lettera. Quando i ferrovieri lo facevano, bloccavano la Tiburtina, i famosi scioperi dello zero o scioperi bianchi. Se si applicasse alla lettera la legge, sarebbe la paralisi del capitalismo. Quindi lo Stato esiste per applicare le leggi? No, non è quella la sua funzione. Il carcere esiste per farti imparare la legalità? No, esiste per farti imparare che devi abbassare la testa. E anche il sistema del carcere cosiddetto duro, cioè dell'ergastolo ostativo, ha una sua funzione, perché oggi la maggior parte dei processi di un certo livello, senza la figura del pentito, e tra l'altro commistione di linguaggio religioso e linguaggio giuridico, è tipicamente italiano. Questa è una confusione, infatti. Perché negli altri paesi non esiste. Per dire, mia mamma, che è una cattolica, dice, ma quali pentiti? Quelli sono infami. Cioè, i pentiti, se uno si pente fra sé e sé, e fa l'autoflagellazione, fa quello che vuole, ma non è che manda in galera qualcuno al posto suo. Che pentimento è? Quello è mercanteggiare. Si chiama scelta processuale. Ma questa cosa qua di trasformare il diritto in premio, quindi la logica della premialità, non è che rimanga confinata nel 41 bis o nel carcere, poi dilaga in tutta la società. Quello che bisognerebbe capire è che certi esperimenti che vengono fatti su minoranze, tutto sommato i detenuti sono 50.000, uno può dire, ma poca roba, no? Su quella minoranza lì, e minoranze nelle minoranze, quindi i detenuti considerati particolarmente cattivi, poi vengono estese a tutti gli altri, perché la logica della premialità poi dal carcere esce e la trovi nella scuola, l'alternanza scuola-lavoro, se vai a lavorare gratis anche per la tale azienda, prendi i crediti, eccetera. Non c'è scritto da nessuna parte che lo devi fare, però funziona così. Oppure sul lavoro, attraverso altre minoranze, ad esempio gli immigrati. Tu vuoi lavorare gratis per il comune? Non c'è scritto che è obbligatorio, però se lo fai hai più punti di fronte alla commissione che deve esaminare la tua richiesta d'asilo. Vuoi un lavoro? Devi già ringraziare di averlo. Se ti pagano, quello poi si vede. Questa è la logica. Quindi quello che succede in carcere poi, piano piano, viene esteso a tutto il resto. Ed è così, perché una volta la liberazione anticipata era automatica, i cosiddetti giorni. Tu fai richiesta, non hai rapporti disciplinari, no? Consigli di disciplina, isolamento, eccetera, chiedi i giorni, te li devono dare automaticamente. Adesso anche quello è un premio, perché c'è il giudizio del prete, dell'assistente sociale, tu devi dimostrare che ti stai ravvedendo. C'è un criterio oggettivo per misurare il ravvedimento? No, che non c'è. E quindi è quanto sei disposto ad accettare, perché se tu ti metti in mezzo mentre pestano un altro detenuto, tu magari i giorni te li scordi e così via. Quindi credo che a partire dal carcere si può cominciare a fare una riflessione un po' più profonda sul senso di certe istituzioni,
per cui non sono sviste, è la loro proprio funzione all'interno della società. E bisogna anche stare attenti che quando certe forme di repressione vengono sperimentate su minoranze o anche singoli individui, che a noi possono anche sembrare ripugnanti, bisogna avere l'intelligenza di capire che poi quella repressione lì comincia a colpire anche gli altri. E anche stare attenti che spesso il linciaggio è preventivo ed è anche ampiamente falso, perché non è che tutti quelli che sono in 41 bis siano realmente mafiosi, eh? Sono accusati di mafia, ma chi li accusa? Lo Stato, sulla base di cosa? Di processi fatti con quelle caratteristiche lì, di gente che ne vende altre. Oppure adesso, per l'esempio che faceva Luciano, se uno viene accusato di essere jihadista, ma chi è che va a prendersi la briga di vedere se veramente è vero? Col linciaggio mediatico che c'è, ma la gente ti sta lontano come se fossi un appestato. Quindi carcere duro, eccetera, eccetera. Questa cosa qua è fatta perché lo Stato pensa che sia un elemento di deterrenza. Non è così, perché la maggior parte dei detenuti sono recidivi. Perché? Perché ci sono delle ragioni anche socio-economiche. Uno non c'ha un picco, si fa un tot di anni di galera, esce, cosa vuoi che faccia più che ritornare a fare... E infatti molto spesso se sta in carcere in un po' affina i trucchetti, perché quando c'è qualcuno che ha dei trucchi da raccontare, appena esce all'aria, nugoli di gente che va lì, ma scusa, quando esci non è che potrebbe... Cioè, lo vede chiunque, lo vedono anche le guardie, no? Quindi quell'elemento di deterrenza non c'è. Serve per mantenere una pressione su una fetta della società e soprattutto è un grande meccanismo economico. E qua chiudo, perché non voglio farla troppo lunga. C'è anche quell'aspetto lì, che per dire le pagine migliori di Marx avevano colto bene, avevano intuito bene, che il detenuto è anche materia prima, perché sul corpo del detenuto sono in tanti a campare. Ci campa la guardia carceraria, per certi aspetti ci campa l'avvocato, ci campa il PM, ci campa il GIP, ci campa quello che scrive il libro di diritto, ci campa il giornalista che ci scrive l'articolo, lo psicologo, eccetera. Quindi anche al meccanismo del carcere bisognerebbe applicare un ragionamento di tipo materialistico, no? Perché funziona quella struttura lì? Cosa produce? È veramente la vita umana quella che sta a cuore allo Stato? Ma quale? Lo stesso Stato che bombarda popolazioni intere? E in più i criteri sono veramente quelli dell'equità? Perché se uno ammazza 30 persone, magari 30 poveri cristi, e se la canta si fa 10 anni? E qualcuno che fa un sequestro e non vende nessun altro se ne fa 36? Oppure perché se uno stupra si fa 3 anni e 6 mesi come condanna, dopo 2 è fuori, se rapina una banca se ne fa 10? Ci sono delle risposte a tutto questo, perché allo Stato sta molto più a cuore il denaro della banca che il corpo di una donna, primo. Secondo, perché a seconda di quali interessi servi, la natura della violenza cambia completamente. E questa cosa qua ci tengo a dirla, poi non so se voglio tornare sulla questione o dire qualcosa sulla questione del banditismo, però prima dicevi, Mario è uno che non mistifica, che dice le cose come sono e che non ci girano attorno. Ecco, visto che siamo qua assieme, che è un bel momento, e Mario poi ci guarderà, insomma, ci ascolterà, io ci tengo a dire una cosa proprio per non essere di quelli che girano attorno. E voglio dire proprio una cosa sulla pratica del sequestro.
dice, ah, proprio un argomento di quelli facili, un argomento spinoso. Ecco, volevo dire una cosa su questo, non molto popolare. Volevo dire questo qua. Primo, contesto socio-economico. Se dietro la pratica del sequestro in Sardegna non ci fosse stata una vasta rete di solidarietà e di complicità, quella forma legata al banditismo non sarebbe durata il tempo che è durata. Quindi non presentiamolo come quello che isolatamente fa una cosa particolarmente riprovevole, eccetera. Non è così, era anche ridistribuzione del reddito. Perché questo, in una terra colonizzata fin dal processo di unificazione dello Stato italiano, dello Stato sabato. Primo. Secondo, vogliamo esprimere un giudizio di tipo morale, quindi prima capiamo il contesto economico, non ce la facciamo raccontare. Vogliamo esprimere un giudizio di tipo morale. Allora, innanzitutto diciamo che in alcuni momenti della storia, grazie a certi sequestri, si sono salvate delle vite umane. Ci sono stati sequestri durante la Resistenza, ci sono stati degli antifranchisti che non sono stati garrottati perché dei consoli sono stati sequestrati, quindi innanzitutto si potrebbe distinguere il sequestro di tipo politico e quello di tipo estorsivo. Sono due cose diverse. Quello di tipo estorsivo, ecco, io voglio dire questa roba qua, non molto popolare, che gli unici che possono esprimere un giudizio morale di condanna, non tribunali, eccetera, sono i nemici del carcere. Ma mai quelli che il carcere lo sostengono, che lo fanno funzionare, ma i carcerieri, i giudici, eccetera. In base a quale criterio sequestrare un industriale per una settimana è un crimine e sequestrare una persona per 37 anni invece è una cosa giusta? Chi è che può dire è sbagliato? Con tutta una serie poi di ulteriori approfondimenti, perché se uno sequestra un industriale lo priva della libertà di inquinare e di avvelenare, se sequestra un bambino lo priva della libertà di giocare. Quindi sequestro di cosa, di chi, in che contesto? Uno può dire io sono contrario a privare un qualsiasi essere umano della sua libertà anche soltanto per una settimana, anche se viene trattato con i fiocchi come faceva Valanzasca. I sardi non avevano proprio la fama di essere particolarmente gentili con i sequestrati, diciamo nell'ambito della mala. Anche quella cosa lì la trovo ripugnante, allora sei contro il carcere, perché se no bisogna cominciare a specificare perché un povero Cristo può farsi 30 anni di galera perché che ne so, ha battuto moneta falsa. Io ho conosciuto gente che sapeva 30 anni di galera in Francia perché fabbricava moneta falsa, 30 anni della serie cosa dà veramente fastidio allo Stato. Tra l'altro uno bravissimo che conosceva Shakespeare a memoria, una persona di grande cultura e gentilissimo. 30 anni perché hai battuto moneta falsa e non posso tenere rinchiuso 3 settimane, che ne so, Silvio Berlusconi. Eh no, c'è qualcosa che non va. Quindi vogliamo dire una cosa di critica al sequestro? Bene, diciamo allora qualcosa anche sul carcere. E questo ci tenevo a dirlo a voi altri, ci tenevo a dirlo anche a Mario, anche per fargli capire, insomma, ma anche un po', insomma, chi siamo, poi non è che la vediamo tutti nello stesso modo, però sul carcere un po' di cose le abbiamo riflettute. Per emettere certe condanne, anche al netto di una critica radicale al carcere, bisogna essere nella condizione morale di farlo. Lo stato delle stragi, lo stato tangentista, lo stato della P2, ma a chi è che vuole dare lezioni morali? È Mario con il suo comportamento che si rifiuta di vendere altri al posto suo che dà una lezione morale. E se pensa di aver fatto qualcosa di sbagliato nella sua vita, è
non grazie al carcere, ma malgrado il carcere, perché come ha raccontato Musumeci nell'ultima lettera, bellissima, il carcere ti fa sentire vittima e qualsiasi cosa tu abbia fatto, senti che il tuo conto l'hai già pagato. Quindi sono poche le coscienze che riescono a fare un'autocritica radicale del proprio percorso, e se lo fanno, lo fanno malgrado il carcere. Perché, come diceva mia nonna, el lavor fa per forza, non va nascosto. Tu sei capito, penso. Il lavoro fatto per forza non va nascosto. Parole sante. Questo, quindi, o uno ci arriva per il suo percorso spontaneo, oppure su richiesta non ottieni nulla di sincero, ottieni la premialità, il mercanteggio. E infatti c'è un sacco di gente in galera che scopre la religione come Paolo folgorato sulla via di Damasco, e vanno tutti a messa ascoltare il prete. Perché? Perché sono diventati tutti religiosi? No, perché il prete è uno di quelli che ha voce in capitolo per la liberazione anticipata, e lo sa. Quindi è un grande gioco di ipocrisia, fai finta di esserti ravveduto. E quelli che non fanno finta sono i migliori, non sono i peggiori, e sono quelli che vengono condannati di più degli altri. Questa è la morale dello Stato. Scusa, sono stato molto lungo. No, io non riesco a seguirti in tutto perché è tutto troppo insieme. Sì, troppo, sì, troppo, cioè, sai cos'è? Uno dei tanti sì, difetti. Perché sono troppe categorie completamente diverse. Sì. La cosa bene che io penso è che con questo sistema a un certo punto ti diventa e si spazza completamente nel senso. Questo sistema? Come, dice me? No, quello che avevo detto prima, che è la cosa che ha ripetuto anche lui, alla fine con questo sistema, il sistema che c'è ti fa sentire vittima, ed anche legittimamente, per i metodi, per il tempo. Il resto è tutto molto, molto, cioè io non riesco a mettere insieme tutte queste categorie, non riuscivo, vado un ragionamento un po' più basso. Per quanto riguarda il discorso dei sequestri di persone, c'è una cosa però pure da tenere presente, che questo è uno dei problemi risolti in Sardegna e non chiari, e beh, c'è il trauma delle vittime e quello in qualche modo va sanato, va recuperato. Vuol dire, c'erano state delle donne ancora traumatizzate, sequestrate, e è stato un problema interno molto pesante, molto duro. Allora, tutto quello che abbiamo detto, però non è che si può dimenticare quello, e su questo appunto pare anche su questo ragione, tant'è che quello che stiamo cercando di adesso spostiamo il discorso, diciamo anche su un altro piano, ma secondo me è l'unica strada vera, l'unica strada sensata del sistema del processo penale, cioè andare verso un percorso di giustizia riparativa, che non so se l'avete seguita, ma quella proprio l'idea dell'incontro, dire tra vittime e permessi, no? Ed è l'unico modo, secondo me, per trovare una soluzione, per uscire da questa trappola di un sistema di giustizia contributiva come quello di adesso, tolto fare tutti i mezzi. E questo è interessante anche sul discorso dei sequestri e dell'incontro con il problema delle vittime, che è un problema che non può cancellare, deve essere cancellato. Parlavo con lei di un libro che è uscito da poco, che si chiama proprio il libro dell'incontro. Non so se l'avete, vi consiglio di prendere perché è molto interessante. Ed è il risultato di 7 anni di lavoro, di incontri, che sono stati guidati da una docente di diritto penale. Adesso mi ricordo un avvocato, insomma, con 3 bei cervelli che hanno messo insieme intorno ad un unico tavolo, come per dire, la figlia di Aldo Moro e Adriana Faranda. Okay. La figlia di Aldo Moro e Diana Faranda, cioè persone che hanno compiuto un reato, quelle che sono state le loro vittime, e lei sono nate delle cose molto, molto interessanti, perché il percorso per risolvere il problema del sistema penale attuale è quello lì,
un certo tentativo, perché l'attuale sistema, come dire, è molto, che se ne dico sempre, molto esclude completamente la vittima, perché non è affatto vero, non è risarcitato in nessun modo. Un risarcimento difficile, è un percorso difficilissimo, però è possibile soltanto su quella strada là, cioè non si può no, cassare completamente una delle parti di quello che è successo. E, no, c'è una cosa sulla quale io sto ragionando adesso, e consiglio proprio di leggere questo libro. Ho pensato anche che è molto, molto, tra virgolette, più semplice, più ipotizzabile un percorso del genere, i quali vi assicuro ci hanno lavorato ovviamente delle grandi teste, farlo con persone che sono state protagoniste del terrorismo, perché quello era un ambiente di gente, vuol dire, abituata a ragionare, cioè a ragionare, io non l'ho mai condiviso, però come dire, a parlare, a studiare, no? A confrontarsi, e quindi è stato facile. Lo vedo molto più complicato, però non impossibile, applicarlo nel mondo della criminalità. Tra l'altro un sistema che sperimentalmente è stato fatto con la giustizia minorile. E funziona. Funziona perché come dire, parte della... Cioè non devi arrivare alla pena, ma devi arrivare al confronto con la persona che è stata la tua vittima. E questo porta... Nel senso della, come dire, della rielaborazione di quello che hai fatto, dell'avvicinamento, del rientrare a pieno diritto, come dire, nella maniera consapevole diciamo, nella società, è quello. Con i ragazzi, con i giovani è più semplice. Trasferito a categorie diverse è più complicato, però è l'unica strada possibile. Io veramente vi suggerisco di leggere questo libro, perché non è, diciamo, non è un saggio, è stato è tutta la è abbinata anche la registrazione di tutti questi incontri. E non è per nulla semplice, né a senso unico. Ci sono degli incontri, ci sono degli scontri, però dà delle soluzioni. Adesso, Mario, è il tuo problema, ed è lui, ed è soltanto lui. La sua vittima è stata la sua vittima, ed è quella cosa lì, e le due cose non si sono incontrate mai, non si incontrano mai. Allo Stato non può non interessare questo, no? Allo Stato deve interessare se dichiara che il fine del suo intervento è quello della riappacificazione della società. E secondo me quello è un passaggio fondamentale, non so se sono riuscita a spiegarlo bene, insomma, è materia fresca che si sta sviluppando adesso. Anche questa. E comunque anche con Mario stiamo cercando di fare questo, cercando di organizzare un incontro che, come dire, segua un pochino questo percorso, cioè un incontro dove c'è di fronte anche il problema della vittima. Perché se il discorso è della società tutta, no? E bisogna per forza passare da quel passaggio. Sì, però questo discorso qua, secondo me, per me sì. Può rimanere così astratto, perché il concetto di colui che commette il reato di varia natura e il concetto di vittima sono due concetti estremamente astratti, perché... Non è astratto, sono delle persone che si incontrano... No, astratto nel senso che la categoria della vittima, dico... Ragioniamoci un attimo, perché anche nelle comunità in Messico oppure nelle comunità del Rojava c'è questo approccio della giustizia riparatrice, però all'interno di comunità egualitarie come condizioni socio-economiche, nel senso che non so, io o lui facciamo un torto a Daniela di vario tipo, che sia un danno economico o un affronto, eccetera, e c'è la comunità in cui viviamo che non concepisce la giustizia come l'elemento di terzietà, che poi è sempre ideologico. È la stessa cosa. Sì, però aspetta, un conto è un contesto così che uno dice, vabbè, dai, parlatevi, adesso fai una roba, le ridipingi la casa e la chiudiamo. Vabbè, così qua, è molto banalizzato. No, per banalizzare. Ma è per banalizzare, dico, è questo interessante ed è
sarebbe anche il senso più profondo della giustizia, nel senso da qualcosa di negativo cerchi di trarre quanto di più positivo, no? Riesci. Bene, boh. Perché le condizioni sono egualitarie o tendono a una certa uguaglianza. Ma ad esempio nel mondo esiste una cosa che si chiama conflitto di classe. Se un operaio sabota l'auto di un dirigente, chi è la vittima? Vabbè, no, io su questo non sono d'accordo, ovviamente. Però no, parliamo di una cosa concreta. Parliamo di una cosa concreta. Se io sequestro, se io sono un povero pastore sardo, sì, se sequestro la figlia di uno ricco, no, se permetti, per me... La figlia di un ricco? Qui non ci siamo, sì, proprio. No, è un problema in quel caso. Sì. Sono in d'accordo. Che senso? No, nel senso che in quel caso si può considerare lei una vittima. Ah, ecco, noi di questo stiamo parlando. Poi possiamo allargare, no? Però facevi anche l'esempio di Aldo Moro. Che Aldo Moro fosse una vittima, abbi pazienza un attimo. Un attimo, sì. Visto quello che ha fatto. E poi perché incontrare la figlia di Aldo Moro? Vabbè, che siamo perché incontrare la figlia di Aldo Moro? Vabbè, che siamo in Italia e la famiglia conta più di ogni altra cosa. Però non è la figlia di Moro la vittima del terrorismo. Ma la figlia di Aldo Moro si è mai scusata per quello che la Democrazia Cristiana ha fatto in 50 anni? No, questo è un discorso stupido, scusa. Io non ho scusa più. Non è stupido, è il fondamento di questo. Io non è stupido. Un discorso che io non seguo, perché nulla giustifica l'omicidio di una persona. Io non lo giustifico. Ma sai quanti omicidi ha fatto la Democrazia Cristiana? Ma tu non puoi imputare una persona di questo, la responsabilità è personale. La persona invece è l'unico responsabile di tutto. Tu sei responsabile della... È troppo facile dire responsabile la società. A parte che in quel caso è vero che non sono giovamento con le BR, ma lasciare in mano le BR alcuni dicono che sono stato. Quindi anche io dico che anche in quel caso prima il grilletto sono state le BR, però cioè, anche lo Stato ha fatto la sua parte in quella assolutamente vicenda. Sì, sì, però io non ti seguo il discorso. Nel senso che vittima, c'è un conflitto di classe, poi ci sono anche perché con questa logica qua, allora anche il gerarca delle SS fatto fuori dal partigiano era una vittima. Quello è uno stato di guerra, tu mischi tutto insieme. Calma, andiamo a vedere situazione per situazione chi è la vittima e se condividiamo il fatto di definirla vittima, perché non è necessariamente così. Ma sai, a volte uno che per esempio è sempre battuto contro il casco, tanto per cominciare. Questo è vero, ma da un certo punto di vista era molto più garantista Andreotti di quelli del PC, che avendo una cultura stalinista, quelli non hanno mai voluto concedere tanto così. Ma questo non è che li rende diversi su tante altre robe, perché voglio dire, le stragi in Italia non è che le ho fatte io, eh. Vabbè, ma se tu mi porti a dire che è stato giusto uccidere Aldo Moro, io non sono d'accordo. Cioè io sto dicendo che Aldo Moro fosse una vittima e dall'altra parte ci fosse il carnefice, e tra l'altro la faranno questo discorso qua, non è che lo faccia proprio in modo disinteressato, perché lei firmando le carte della dissociazione è uscita molto prima di gente che non ha mai ucciso nessuno e si è fatto 30 anni secchi, tipo Maurizio che è venuto a parlare qua di un libro di lotta continua. Lui non ha mai avuto un'accusa, un reato di sangue e si è fatto 30 anni di carcere. Va bene, però stiamo parlando di persone che sono state disponibili a mettersi intorno a un tavolo con la propria faccia e ragionare. Adesso ho preso i primi due nomi che mi venivano perché sono, diciamo, i due cuori di un episodio. Hai fatto bene perché abbiamo potuto dire delle cose... Certo. Se parlassimo della signora borseggiata e del borseggiatore sarebbe un po' più semplice. L'esempio di Aldo Moro, di pazienza, solleva qualche... No, legittima perplessità. Poi no, scusate, non ho fatto troppo.
Torniamo a Mario Trudu, al suo libro? O sì, 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 per me. Se lo tagli a qualche parte, se non lo posso sentire. Ma lo tagli a loro. No, no, io non riesco a vedere. No, ma vado quel libro? Sì, sì, sì. Perché qua esprime il senso di solidarietà che aveva la sua gente, no? Quanti giochi eravamo capaci di costruirci con le nostre mani e con il solito coltellino. Credo che per noi bambini in quegli anni siano stati dei corsi importanti per farci diventare bravi artigiani. Quando siamo diventati un po' grandicelli in casa, sapevamo fare tutto. Non c'era bisogno né dell'idraulico né di nessun altro tipo di specialista. Posso dire che non esistevano i medici generici, esistevano i giovani generici. Tutti sapevano fare tutto, e questo non solo in casa, anche in campagna. A 14-15 anni eravamo già maestri in tutto, non lo dico per vantare i ragazzi di allora, era veramente così. A quell'età già ti affidavano un gregge di pecore e quindi dovevi essere bravo a fare il formaggio, a mungere, insomma conoscere tutto di quel mestiere. In agricoltura ti mandavano da solo a fare quello che c'era da fare nella proprietà e quindi sapevi coltivare, trapiantare, sapevi innestare la vite, piante da frutto e tante altre cose. E conoscevamo la stagione giusta per espletare ciascuno di questi compiti. Questo perché fin da piccoli, non esistendo il lusso di tanti divertimenti, ti distraevi dedicando il tuo tempo a osservare i grandi, li imitavi su tutto e non potevi fare a meno di imparare. Ricordo la solidarietà tra vicini, invadevamo la casa di chiunque come un branco di formiche, eppure mai un gesto di stizza, ma abbondavano le carezze, erano tutti per noi. Se ti vedevano con le mani sporche te le lavavano, se c'era bisogno ti pulivano il naso, ti tiravano sui pantaloni, ci offrivano quelle poche cose che possedevano, come potevano offrirla ai propri figli. Era come se fossimo figli legittimi di tutti. Io credo che quel modo di vivere in quella comunità tranquillizzava parecchio i veri genitori. Se tardavamo un po' a rientrare, sapevano che in qualsiasi casa ci trovassimo del vicinato, eravamo in buone mani, in un posto sicuro. Forse a causa anche di queste amabili persone che siamo cresciuti forti, capaci di superare ogni brutta intemperie incontrata nella vita, e li ringrazio mille volte tutti per avermi fatto così tanto resistente. Che buon senso della vita. Che mi ha scritto. Molto bene. Sì, sì, adesso io ho segnato dei passaggi, perché poi bisogna leggerlo tutto. Per tornare alle fratte, ci sono le fratte anche in Sardegna, no? Poi lui prima descrive, a parte che c'è il disegno là, Cristo. Quello lì, no? Cioè il disegno delle frate sarde. Ma il Machu Picchu di Altana. Ma lui, parlando di uno zio che costruiva questi fortes, che sono come loro chiamano i muraglioni a secco senza malta, e avanti, e spiega, no? Però è bella la parte in cui spiega come facevano. A poca distanza dal paese, in località Gerteni, questo zio aveva un piccolo appezzamento di terreno che era messo male, sembrava davvero incoltivabile. Fu di uno grasti largiu malu. Chiedo scusa al Mario, ma comunque vuol dire un posto seminato di grossi massi. Ma lui, uomo tenace, riuscì a renderlo coltivabile e anche bello da vedersi. Per un lungo periodo ogni giorno sparava mine per riuscire ad aver ragione di quei grossi massi di granito. Essendo la zona intorno tutta coltivata a orti, era sempre piena di gente,
specialmente donne e bambini, lì per innaffiare o zappare e togliere le erbacce. Quando era tutto pronto per far esplodere le mine, lo zio Luisu prendeva una tromba, la suonava e poi gridava «Ehi, mina!», che ripeteva per varie volte. Allora si vedevano donne e bambini spostarsi di fretta per allontanarsi e portarsi fuori dalla caduta dei massi. Dopo un po' sentivamo delle forti esplosioni e vedevamo sollevarsi nuvoloni di terra e sassi. Se le mine erano esplose tutte, zio Luisu prendeva nuovamente la tromba e suonava. Era il segnale che tutto era finito e la gente poteva tornare tranquillamente al lavoro. Dopo iniziava il lavoro degli scalpellini e si cominciava a mettere in piedi i sportes, i muraglioni a secco, e bisognava spostare la terra dai punti alti del terreno a quelli più bassi per mettere a livello il terreno. Ah, quanto lavoro per rendere coltivabile quel pezzettino di terra! Ma quegli uomini, sono convinto, che non lo vedevano come un sacrificio, ma bensì come una soddisfazione, come a dire: non ci può fermare né il tempo né la natura. Era una sfida. Capito come facevano? Bellissimo. A voi è simile, raccontava Lelio, il vecchietto, quando facevano partire le mine, diceva Mina, sono di fronte! Sì. Dopo cos'è che c'era? Scegliuto. Beh, Andrei, su ciò che lui ci racconta dei sardi. Da noi esisteva l'abigeato, e cioè i furti di bestiame. Era la piaga più dolorosa di quegli anni di povertà estrema. Anche se nessuno quasi rubava per arricchirsi, ma era una pratica usata solo per lenire i morsi della fame e non vedere la dolorosa scena di propri figli piangenti perché non avevano di che nutrirsi. Nessun padre si sarebbe potuto tirare indietro dall'andare a commettere un furto per un motivo così urgente e necessario. E non erano in pochi i proprietari che, pur scoprendo l'ammanco del bestiame e anche individuando il responsabile, non denunciavano l'accaduto. Ogni comune aveva il suo ufficio dell'abigeato. Oggi quel tipo di reato è scomparso e non esiste più nemmeno l'ufficio in comune, e meno male. Questo vuol dire che non c'è più la fame di allora. Il benessere della società sarda è molto cambiato, certo non è florido, ma siamo abituati da sempre agli invasori. Ho letto molto in questi anni sulla nostra storia, il tempo non mi è mancato, e so delle invasioni, prima da vari paesi arabi, mentre due secoli più prima di Cristo arrivarono i romani. In quei secoli lontani, per sopravvivere, ci siamo dovuti ritirare nell'entroterra, e se è successo non è, credo, perché ci mancava il coraggio per affrontarli, solo che noi come popolazione eravamo troppo pochi. Come ancora oggi credo che non superiamo 1.600.000 abitanti, pochini davvero. Ma anche i romani, seppur l'esercito più potente, hanno avuto le loro difficoltà a raggiungerci nell'entroterra. Di giorno i nostri antenati si nascondevano e quando scendeva la sera squadre di sardi si mettevano in cammino per andare a Bardanari, scendendo dai monti fino alla pianura dove erano campati i nemici, facendo razzia di tutto ciò che apparteneva agli invasori. Il buio della notte era nostro amico, il loro nemico, e l'azione dei nostri antenati era Valentia, parola che viene dalla parola valente. Valentia. In sardo la parola Valentia viene usata nel parlare di una persona capace di gesta eroiche, capace di rischiare anche in imprese impossibili, uomo di coraggio smisurato, un uomo di fegato. Se il nostro DNA di sardi non avesse perso la forza e la volontà di lottare, di reagire come i nostri antenati facevano, le difficoltà economiche, la crisi, ci sarebbero sembrate cose da niente, ma oggi abbiamo raggiunto la civiltà,
quella che ci affama. A continuare con questo argomento mi sento il sangue scorrere nelle vene a una velocità pazzesca. Meglio tornare alle nostre scorribande nelle proprietà del paese. Perché era un monello, no? Andava in giro a fare scorribande, a rubare sui tetti. Allora Mario è uno che si schermisce sempre, così dico sempre, allora gli dico questa cosa che è un po', secondo me, conclude sul suo personaggio. Io ho iniziato a scrivere questo libro, prima di tutto affinché nessuno dimentichi gli eroi della zappa, per lasciare intravedere quanto sudore hanno versato per vivere una vita di stenti. Ma il mio intento è anche di far capire ai ragazzi il valore della scuola, anche se io quasi lo odiavo e non mi riesce di dare una spiegazione a questa cosa. Forse la mia attenzione era tutta catturata dalla bellezza della natura. Ma se non sono riuscito a fare di questo racconto ciò che all'inizio mi ero proposto, mettetelo pure in un cassetto e non ne parliamo più. Non è così simpatico queste cose, no? Io poi dicevo... Cioè, ho scherzato. Vabbè. Comunque tu che hai parlato con tanti ergastolani, no? Troppi, con alcuni ergastolani, cioè, guardandoli negli occhi, così, cos'è che ci dici, cos'è che ci vuoi raccontare di questo incontro? Umanamente parlando. Il primo incontro con questi, con lo, è quello che mi ha convinto a occuparmi di dopo, di incontrare 40 di queste persone in una stanza, tutti ergastolani. Erano alcuni molto giovani, alcuni molto vecchi. Quelli vecchi che si capiva che erano finiti, e quelli giovani che vedevano nella faccia dei vecchi quello che sarebbe stata la loro fine. E queste sono una di quelle cose che non si dimentica. E devo dire che tutta la mia predisposizione, cioè io penso di essere stata rovinata da piccola, perché a 12 anni, non so, probabilmente non ho capito nulla, però lessi, perché era a casa mia, nella memoria della casa dei morti di Ostreschi, e quella è una di quelle cose che non so, evidentemente mi hanno detto, e quindi niente, guardando queste persone è stato l'incontro per me più come dire, sconvolgente, una cosa dalla quale non esci come sei entrato. E però, nonostante tutto, mi sento carico di pregiudizio, no? No, per tutta la mia, per tutto che è andata lì, per tutto che è stato lì a parlare di questo, uno si avvicina e mi chiede se posso scrivere. Io mi sono paralizzata, perché sono un'unica. Posso fare l'indirizzo. E lei fa quello di casa. Cioè, capito, io per un attimo, non lo so, io per un attimo mi vergogno pure, ho detto, io do questo, il mio indirizzo di casa. Poi glielo ho dato, uscivo poi bellissime lettere, dopo tutto, però, no, io penso che qui abbiamo delle prevenzioni fortissime, anche, no? anche inconsapevoli. Quando fermarsi a riflettere non vuol dire essere prevenuto nei confronti delle persone. Cosa? Che dico, fermarsi un attimo a riflettere non vuol dire essere prevenuto nei confronti delle persone. Beh sì, no, io per un attimo mi sono chiesta, ma è questo un delinquente, questo non è un indirizzo di casa. Penso che io l'avrei avuto così anche con una persona, cioè eh? Che non è più, non è in carcere, uno che mi chiede l'indirizzo di casa, non è quello che è libero. Potrebbe fare qualsiasi cosa, quindi mi fai bene a pensarci, non andare a fare qualsiasi cosa. Però stava lì, chiusa e non sarebbe potuto uscire, non esce, quindi capisci? A me non credo che escerà. Cioè io non, per un attimo ho dimenticato quella cosa lì, c'è una bella differenza, sì. A proposito di indirizzi, lì c'è l'indirizzo di Mario Trudo scritto, se qualcuno vuole scrivergli. E quelli sono i disegni, è stato detto prima, no? Certo. Ah, anche là, i disegni di Mario.
Mario aveva sempre avuto il sogno di fare l'istituto d'arte. E alla fine ha trovato una non so dove, a Spoleto mi sembra. A Spoleto, sì, è stato possibile frequentare. Devo dire che è veramente molto, molto bravo. Alcuni danno, no? Sembrano dei sogni. Cioè, quello più bello è quello col cavallo, secondo me. Sembra che esce poi da chissà quale. Ora di Mario vi dico una cosa che ho scritto qui nell'introduzione, mi sa di questo libro qui. Secondo me dà la misura di che cos'è veramente questa, diciamo, l'ergastolo. Perché è come una cosa che ti succhia via tutto, no? Ti lava tutto. Lui fa tutti questi bei segni e un giorno l'8 marzo, io sono andata lì l'8 marzo e lui mi ha portato un disegno che era un disegno di una rosa e lui ha detto ma volevo tanto portarti fare un disegno di una mimosa verso l'8 marzo ma no, aiutami a ricordare come fa la mimosa detto da un contadino. Penso che sia un episodio che racconto sempre perché. Visto che quella frase l'abbiamo messa sul manifesto. Quale? Questa? Ah sì, ci ha colpito molto quella frase. Ah sì, quella sì. Dice da sola, non dico tutto, ma tanto. Sì. Cosa vuol dire essere in carcere? Sì. Da così tanto tempo. Essere in carcere per così tanto tempo. Sì. Perché poi lì. Tutto è funzionale al fatto che non hai contatti con l'esterno, no? Allora tu pensavi che tutta l'esperienza del mondo fuori l'hanno, se no con la televisione, non so se mi chiede, qualche giornale, e vabbè, poi libri che possono avere. E però intanto il mondo fuori va avanti. Allora sembrano delle stupidate, adesso qualcuno è uscito qualcuno delle persone che ho conosciuto, io dico sempre, nell'altro libro ho raccolto la testimonianza di 37 ergastolani, no? Io dico, guarda, prima di morire, vorrei vedere lì tutti i libri, cioè io mi sono assicurata l'eternità, perché questa, però 3 o 4 sono miracolosamente usciti da quella condizione e qualcuno ha cominciato a vedere qualche permesso. Beh, è impressionante, chi li ha accompagnati mi ha detto, vedere un uomo di 50 anni che ha paura di una scala mobile, è sembrato da 20 anni, a 50 anni, pensa a tutto quello che ha cambiato, visitato. E, non so, voi leggete le lettere di Carmelo Musumeci, penso che l'abbia scritto. L'ultima volta che l'ho incontrato mi ha detto, mi vergogno, ma io non riesco a usare i soldi. Cioè si diventa, cioè, veramente un processo di infantilizzazione incredibile. E vedere un uomo che ha 60 anni lì adesso, che dice ho difficoltà, dice a tavola all'inizio mi cascavano le posate, perché in carcere non usi le posate di, non sei più abituato al peso della forchetta. E allora nessuno ne pensa poi queste cose, no? Perché 30 anni senza un bicchiere, e queste sono cose che secondo me distruggono completamente. Un'altra persona, altro che è stato un vero, diciamo, grande criminale, per avere un bel cervello, tanto bravo che adesso è andato in Sardegna e lì la Camera Penale, la Camera Penale di Nuoro gli ha affidato un seminario per la formazione dei giovani avvocati. Ed è veramente molto bravo. Questo qui ha avuto un permesso alla fine e mi ha raccontato. La cosa terribile è che aveva fame, cioè doveva mangiare a mezzogiorno, l'avevano accompagnato in uno studio, non so che cosa, e lui non ce l'ha fatta ad attraversare la strada da sola per andare a un bar di fronte. Ma queste sembrano fesserie, però no. Questo non ho capito. Non ce l'ha fatta ad attraversare la strada per andare nel bar a comprarsi qualcosa, è rimasto fermo nel posto dove lo avevano portato per questa sua giornata di semi libertà. Stiamo parlando di una persona che ha 48 anni, non è un bambino, no? Un uomo. Uno che, insomma, anche perché tutto e di più prima di entrare. Perché in carcere. Cosa? In carcere per le lunghe detenzioni sì. Perdi il senso dello spazio. Sì.
è disorientante. Come dire, un turbinio di sensi che disorienta, perché adesso, lasciando perdere le sezioni speciali che sono particolari, perché i corridoi sono molto piccoli, le ore d'aria le fai in cortili che sono minuscoli, con sopra le reti, eccetera, ma anche le sezioni normali, cioè l'orizzonte, a meno che uno non alzi gli occhi, cosa che tra l'altro i detenuti non fanno mai, perché c'è proprio un ritmo che diventa routine, che è quello, questo è il cortile, no? Poniamo, e per non intralciarsi e fare movimento, la camminata è a circolo, no? A due parlano e girano così, non c'è nessuno che alza la testa. E dopo un po', questa cosa qua vedi che la interiorizzi, se ci rifletti poi ti sforzi e come prima cosa alzi la testa e guardi che tempo fanno, ma non viene naturale. Un gesto naturale, questo qua è camminare. L'orizzonte visivo, 100 metri, 150. Uno che per 30 anni vede solo 150 metri, esce e ne vede 2000, oppure è davanti al mare, prova un senso di panico, di angoscia. Perché Maurizio Ferrari non è così? Chi è Maurizio Ferrari? È quello che è venuto a presentare il libro. Maurizio. Specificità. Lui è rimasto colpito, per dire che mi ha raccontato interessante, da due cose che sono indicative, insomma, del suo percorso. La prima, ha detto, gli scaffali dei supermercati pieni di cibo per animali. Lui era sconvolto da questo fatto qua, perché quando è entrato in carcere, cioè, non esistevano i cani, i gatti mangiavano gli avanzi. L'idea è che ci sia degli scaffali interi pieni di ogni tipo di cibo solo per gli animali, lui diceva: ma che mondo è questo? Mondo carne. Questa, poi alcune difficoltà pratiche, tipo sono abituato ai gettoni, poi esce, ci sono le schede telefoniche, poi adesso non ci sono neanche più quelle, e quindi invece non sa neanche telefonare, poi sono vari aneddoti, quello che il bibatti dice: ma che sei uscito dal gabbio? Sì, si vede. E l'altra cosa che l'ha colpito, tornare a Mirafiori, a Torino, lui si ricordava la Mirafiori con 50.000 operai, ma non è tanto rimasto colpito dal fatto che nel frattempo le tute blu si sono ridotte di numero in una maniera drastica. Prima la città di Torino era una fabbrica a cielo aperto, un gigante intero quartiere, le Vallette, Mirafiori, tutti i quartieri operai, alle 7. Tutta la gente che usciva, qui alle 5, così rientrava, ma il fatto che gli dicessero grazie per il volantino, qua è cambiato tutto. Una volta erano campanelli di discussione, tu distribuivi un testo e diceva, gli operai ti fermavano e discutevano di quello che c'era scritto, ti dicevano: guarda, questa cosa qua non corrisponde, il reparto non è mica così, e quindi loro ascoltavano, imparavano, no? Dicevano rapporto diretto, se me l'hanno preso, mi hanno detto grazie. Ma grazie di cosa? No? Poi lui sì, si è mantenuto più vivo. Poi adesso c'è la TV, che vabbè, è, diciamo, l'equivalente per certi aspetti degli psicofarmaci, no? Però è anche una finestra sul mondo, per cui vedi usi e costumi, macchine, so, prima della TV, con l'evoluzione tecnologica nel giro di 20 anni, uno non riconosce più il mondo, gli sembra di essere capitato su un altro pianeta. E fa tenerezza l'uso della TV in carcere, fa tenerezza vedere persone di 70 anni che guardano i cartoni animati la mattina. Cioè, colpisce proprio. E che tutto questo, per ritornare, venga considerato rieducazione. Cioè, la dice lunga sulla società in cui viviamo. Essere parcheggiati lì a non far niente, condannati al trascorrere del tempo, che è come se il rapporto fosse proprio rovesciato, nel senso che fuori
hai lo spazio potenzialmente infinito, potenzialmente, perché poi le possibilità di spostarsi sono anche condizionate economicamente dal lavoro, eccetera, però potenzialmente puoi andare dove vuoi, quindi lo spazio è infinito e il tempo che manca. Invece in carcere lo spazio è estremamente ristretto e paradossalmente è solo tempo. E l'uomo non è fatto per delle coordinate così. Cioè il tempo che non passa è una cosa tremenda. Infatti anche gli psicofarmaci, uno può dire, ma perché prendono così tanti psicofarmaci, non li prenderei, eccetera. In realtà ci sono delle notti in carcere, magari d'estate, in cui non c'è neanche un filo d'aria, devi mettere si chiama l'asciugamano bagnato sulle sbarre perché entri un po' di refrigerio, no? Con quel filo d'aria che c'è. Una notte in carcere può essere lunghissima, lunghissima. Io una roba così, ma neanche al mio peggior nemico l'augurerei. Adesso senza fare degli esempi. Cioè, è una cosa... Sembra quasi una vendetta legalizzata. Sì. Sì, è una vendetta legalizzata. Poi nel caso di Mario è proprio una vendetta legalizzata. Vediamo fino a quando ti ostini a non fare i nomi. Sì, infatti non è dentro per il sequestro, ma perché è insuscettibile di ravvedimento. È per quello che è dentro, non per il sequestro. Però a suo modo un po' evade. In questi racconti. Un po' evade, una volta gli ho regalato un libro che gli è piaciuto moltissimo, ero sicuro che si sarebbe immedesimato. Non so se lo conoscete, il famoso di London, il viaggiatore delle stelle. Bellissimo. Il vagabondo delle stelle, bellissimo. E lui ci si è ritrovato. La morte rossa. Perché quella roba lì. La trans, bellissimo. Esattamente, un libro stupendo. Sì, sì. Ed è lui una specie di vagabondo delle stelle. Eh sì. Infatti ha una memoria impressionante. Cioè il disegno dei terrazzamenti, con le case, con i nomi delle famiglie che ci abitano. Io ne parlavo l'altro giorno col Meo, le rispettive infanzie. Scusa, io non mi ricordo tutte le persone, i nomi di tutte le famiglie che vivevano. I nomi di tutte le famiglie. Ma ci sono tre pagine di nomi con tutti i figli e tutte le parentele. Tre pagine della gente, di gente che vive, della sua gente. Cioè. Tutto si ricorda. Se questo oltre che un talento suo, in qualche modo accresciuto dalla dimensione carcere, perché essendo ottusi gli altri sensi, ti rifugi lì, no? È anche per quello che certe lettere che arrivano dal carcere sono così potenti, perché è come se attraverso la scrittura si concentrasse tutta la vita che manca. È così, però è anche espressione della civiltà agropastorale che ha sempre tramandato la memoria in modo orale. Le civiltà orali hanno un rapporto con il passato che è completamente diverso. Non lo so, è quello che ha scritto, adesso non mi ricordo, nelle letture quando ero ragazzino, però quello che ha scritto il libro sugli scavi di Troia, lui era rimasto impressionato dal fatto che è metà dell'Ottocento, una cosa del genere, che nel suo viaggio in Grecia aveva conosciuto tanti pastori analfabeti che conoscevano a memoria l'Iliade e l'Odissea, ma non un canto. Tutta l'Iliade.
C'è che tu lavai, poi la persona vuole con i manti rossi, con la collezione rossa, con Ma dopo magari sono solo questo ambiente qua. È là la mia vita casata. Ah, era sotto insieme alle bighe, l'abbiamo andata fuori per la mia seguito un bambino. No, scherzavo. Sì, zuppa sulla ragazza. Sì, l'ho visto. Questo è uno che ha fatto dei slide presentando un valico oppure un'opera quadrata. Ciao Mario, sono Manuela. Maurizio. Ciao Mario, Beatrice. Stefano. Miriam. Armanda. Stefano, ciao. Daniela. Ciao Paolo. Abbraccione da Marina. Ciao Mario, Massimo. Un saluto anche da Maurizio Alfredi. Alfieri. Sì, dai. Ciao Letizia. Dai. Ciao Mario. Un grazie. Ciao Mario. Ciao. 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 Ciao.